Benvenuti in Area Salute, la TV web della salute dell'azienda sanitaria di Salerno. Area Salute è la nuova piattaforma realizzata dall'azienda sanitaria di Salerno per permettere ai cittadini di essere più informati sul proprio territorio, rendendo più stretto ed immediato il rapporto con essi. Uno spazio multimediale concepito per fornire informazioni puntuali ed aggiornate in tempo reale sui servizi, sulle prestazioni rese dall'azienda e sulle attività svolte, nonché una finestra aperta sulle varie tematiche legate al mondo della medicina, della sanità e della tutela alla salute. In Area Salute si potranno trovare video con interviste ai vertici aziendali, ai medici e agli operatori. Saranno visibili inoltre servizi, spot ed approfondimenti sulle varie malattie, sulle varie forme di assistenza erogate dall'ASL e sulle iniziative di prevenzione delle più diffuse patologie tumorali, sulle campagne di educazione alla salute, di corretti stili di vita ed altro ancora. Su Area Salute saranno visibili comunicati stampa emessi dalla direzione dell'azienda e sarà consultabile in ogni momento la rassegna stampa giornaliera, che raccoglie articoli di interesse sanitario, sociale, politico ed economico relativi al mondo della sanità, con particolare riferimento a ciò che riguarda più strettamente il territorio su cui insiste l'ASL di Salerno. Vi si potranno trovare inoltre news relative ad eventi, avvenimenti particolari, convegni, congressi e corsi. Area Salute si propone quindi come fonte di informazione alla quale potranno attingere sia i cittadini che gli organi di stampa, che svolgono il preziosissimo ruolo di tramite e collegamento tra l'azienda e la sua utenza. Un progetto, quello di Area Salute, che vuole creare una connessione costante e diretta con il territorio, rendendo i cittadini, le associazioni e le istituzioni più attivamente partecipi al mondo dell'azienda. Area Salute è uno spazio che la direzione aziendale dell'ASL di Salerno ha ideato e progettato pensando a loro. Uno strumento progettato per aiutare i cittadini, i nostri utenti, ad informarsi, orientarsi, scegliere con maggiore consapevolezza, per conoscere meglio e vivere meglio. Facciamoci un applauso. Certificazione di qualità, speriamo però che possa essere estesa anche all'ASL Salerno, diceva. Sicuramente la fase impegnativa per noi è proprio quella di trasformare la certificazione dalla ex Salerno 1 all'ASL Salerno, ma oltre questa la cosa molto più impegnativa è quella della conferma, perché nelle certificazioni la fase più impegnativa e che richiede notevoli sforzi è la conferma della certificazione. Altre poche settimane termina la fase provvisoria per entrare nella parte definitiva, quella attuativa del suo nuovo corso. Ma noi siamo ancora nella fase organizzativa, speriamo di poter rispettare i termini fissati dalla Regione, ma non è facile. Non è facile perché la complessità della provincia di Salerno è tale che richiede effettivamente tempi un poco più lunghi. Speriamo di riuscire. Per gli ospedali, specialmente nella zona dell'Agro, ci sono novità già immaginate? Ma il problema degli ospedali è un problema soprattutto legislativo. Noi dovremo applicare la legge 16 e penso che voi conosciate tutte le disposizioni della legge 16. Però bisognerà vedere se occorrerà andare oltre la legge 16. Oggi c'è un problema che è un problema di funzionalità delle strutture. Noi dobbiamo garantire che le strutture funzionino adeguatamente. Ove unità operative se ci saranno, la struttura e definire il responsabile del sistema. Ingegnere Vincenzo Borrelli, una certificazione di qualità per l'ex Salerno 1, per il comitato etico. Qual è stato il percorso? Direi che è stato un percorso per l'azienda credo non semplice. La certificazione arriva alla fine di un percorso in cui si cresce nella gestione, si adottano delle metodologie, si fa riferimento a una norma internazionale che è ISO 9001, recentemente nel 2008 è stata revisionata. È una norma che richiede una valutazione delle prestazioni, un'analisi dei processi, formazione, gestione di una corretta politica di miglioramento continuo del servizio. Credo che noi abbiamo rilasciato questa certificazione con sicuramente merito, hanno meritato la nostra valutazione positiva. Un riconoscimento internazionale in 39 paesi.